In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 29 di maggio 2022, festa dell'Ascensione, ovvero Gesù ascende al cielo, perché poi noi sappiamo che la Santa Liturgia, la Santa Chiesa ci fa capire che discese appunto negli inferi e poi salì al cielo. Quindi di conseguenza ritorna ancora a quel momento in cui Gesù si trova davanti alla Maddalena e gli dice no, lasciami andare perché non sono ancora salito al Padre mio, al Padre vostro. Quindi Gesù discende agli inferi e poi comunque qui ci sarebbe da fare un discorso piuttosto complicato perché a mio avviso non ci capisce nessuno se gli inferi erano comunque una zona sottostante però magari non era proprio l'inferno, altri invece dicono che era l'inferno, è una situazione che poi a noi cambia poco. La festa dell'Ascensione ci fa capire che Gesù si manifesta agli apostoli e sale in cielo. Che poi sia stato sulla terra, sugli inferi, nel limbo, che poi anche il limbo è un luogo particolare, cioè ci sarebbe da fare veramente una disquisizione teologica che non è alla mia portata. Però naturalmente le persone che ascoltano questo commento possono sicuramente aprire un dibattito tra di loro o comunque un dibattito tra loro e il loro sacerdote e chiedere realmente ma alla fin fine, in questi giorni in cui il Signore è rimasto qui, prima che salisse al Padre, cosa ha fatto? Detto questo, ancora una volta, il Vangelo ci parla di gioia. Sono più giorni che ci parla di questo attributo, la gioia. Come si fa a gioire? Si fa a gioire nel senso che dobbiamo prendere spunto da quello che facevano gli apostoli. Ovvero stare il più tempo possibile a lodare Dio. E quando la lode è vera, quando la lode è piena, allora Dio si manifesta. Certo non si manifesterà come si è manifestato ai discepoli o agli apostoli, ma sicuramente si manifesta. Quindi a prescindere da tutte le preghiere che possiamo fare, ricordiamoci che se noi il rosario, quell'arma, come dice Padre Pio, lo usiamo a modi di lode e allora fa la differenza. Se il rosario invece dobbiamo usarlo solo esclusivamente perché dobbiamo stare lì a chiedere o a pregare o essere coinvolti in una gabbia mentale, in uno schiavismo in cui dobbiamo per forza fare il rosario completo, dobbiamo farne uno, dobbiamo pregare la novena, allora lì non c'è una lode ma c'è una sottomissione e noi, essendo in Cristo, possiamo solo dirci liberi. Quindi l'ascensione è un momento in cui non solo ascende Gesù, ma ascendiamo noi. Se rimaniamo schiavi non solo dei nostri vizi, ma appunto della nostra mentalità, non ascendiamo da nessuna parte, ma anzi discendiamo sempre più in basso. Sia lodato Gesù Cristo.